Ben ritrovati all'appuntamento con il TG Oggi News. In apertura la cronaca perché alle prime ore di questa mattina i carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 25 indagati, una vera e propria holding room del crimine di Agropoli per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona, il patrimonio, furti, utilizzo indebito di carte di credito e riciclaggio. I particolari dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in procura a Salerno. Vediamo. Intimidazioni e minacce, anche con minacce di morte, in danno del coordinatore unico del cantiere di Agropoli, della società operante nel settore della raccolta dei rifiuti urbani, di militari in servizio presso la compagnia dei carabinieri di Agropoli, nonché nei confronti del sindaco della cittadina cilentana, Adamo Coppola. Sono solo alcune delle accuse accertate dagli investigatori nell'ambito dell'operazione dei carabinieri del ROS di Salerno, eseguita questa mattina in collaborazione con la compagnia carabinieri di Agropoli, all'esito di un articolato attività investigativa su richiesta della DDA della Procura della Repubblica, che ha permesso di dare esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP di Salerno nei confronti di 25 soggetti appartenenti ad una comunità Rom da molti anni stanziata nella cittadina cilentana. Un'operazione complessa, durata diversi mesi, condotta dagli uomini del NORM guidato dal maresciallo Carmine Perillo, illustrata questa mattina nel corso di una conferenza stampa in procura alla presenza del procuratore della Repubblica vicario Luca Masini, del sostituto procuratore Marco Colamonici, del comandante provinciale dei carabinieri il colonnello Antonino Neosi, del comandante dell'arma di Agropoli il capitano Francesco Manna. 11 le persone finite in carcere, 7 domiciliari, 3 obblighi di dimora e 4 obblighi di dimora e firma. In cella sono finiti due capi storici del clan, Antonio Dolce, detto Capone, ed Enzo Cerasulo, detto Cavallaro. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, utilizzo indebito di carte di credito e riciclaggio degli illeciti proventi, nonché di minacce aggravate da metodo mafioso. Queste le accuse alla base del Maxi Blitz. La Procura Antimafia di Salerno ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari non soltanto 25 provvedimenti cautelari, ma anche il riconoscimento per tutti gli indagati dell'associazione di stampo mafioso per la prima volta per un gruppo non italiano ma nomadi. Ed erano proprio i diversi campi Rom sparsi in alcune regioni italiane a rappresentare la base logistica del gruppo dedito alle rapine in gioielleria. Le indagini hanno documentato come il gruppo fosse dedito all'esecuzione di furti con destrezza all'interno di negozi, furti in autovetture e con l'utilizzo indebito di carte di credito asportate ed anche estorsione nei confronti di operatori commerciali e di imprenditori agropolesi, in modo particolare nei confronti dei carabinieri di Agropoli minacciati affinché potessero stare fermi nelle attività dell'arma, così come nei confronti del sindaco per evitare che alcuni appartamenti di recente confiscati fossero adibiti a finalità pubbliche, nonché pressioni per posti di lavoro. Per ripulire il denaro utilizzavano una finta società attraverso operazioni di home banking. Indubbiamente gravi, molto gravi, le condotte di minacce ripetute nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine. Tenete conto che ad Agropoli abbiamo come presidio delle forze dell'ordine la compagnia dei carabinieri. Gravi, gravissime le condotte recentissime del luglio 2018 ai danni del primo cittadino e evidentemente la pretesa di, attraverso queste condotte, di rallentare o di impedire la doverosa esecuzione dei provvedimenti di confisca e quindi di sfratto anche degli immobili che erano state disposte quindi nei confronti degli appartenenti all'associazione. No, però dobbiamo anche registrare la capacità delle forze dell'ordine e delle istituzioni di dare un'immediata risposta di reazione. Quindi questo era stato il tentativo. Non anche il tentativo, ma di fatto sono condotte attuate. Però devo dire che le istituzioni hanno risposto in modo tempestivo e assolutamente positivo, direi. Quindi c'è stata la risposta dello Stato immediata. Un applauso va fatto all'arma dei carabinieri, ai carabinieri che hanno denunciato questi fatti, ma sicuramente resta un campanello d'allarme su questi episodi.
Certamente, certamente i carabinieri hanno, fedeli al loro giuramento, assolutamente denunciato e non solo denunciato ma anche acquisito in tempi rapidissimi le fonti di prova che poi ci hanno permesso. Campanelli di allarme sono importanti, ma è importante anche dire che non sono stati in alcun modo sottovalutati. Sostanzialmente si è trattato di incontri sporadici con alcuni militari, anche occasionali, qualcuno di questi anche libero dal servizio, in cui si è fatto notare praticamente che insomma, la compagnia stava lavorando e stava in qualche modo infastidendo ed ostacolando le attività illecite evidentemente della famiglia. Quanto tempo sono durate queste minacce? Che tipo di stress hanno avuto i militari? Ma sostanzialmente si è trattato di 3 episodi, quindi nel 2017, diciamo in estate del 2017. Diciamo, le risposte importanti sul territorio hanno evitato che si verificassero episodi ulteriori. Ha patteggiato 5 anni di reclusione Luca Criscuolo, il ragazzo di 27 anni che lo scorso maggio, in 3 giorni, ricorderemo insomma la triste sequenza di episodi, sparò almeno 11 volte in 4 comuni differenti, tutti nella zona nord della provincia di Salerno, tra Cava dei Tirreni e Nocera. Nell'occasione Luca Criscuolo ferì 2 persone, tra cui una ragazza di 21 anni ed un uomo di 66 anni, con l'accusa di tentato duplice omicidio, danneggiamento e lesioni. Il GIP del Tribunale di Nocera, Gustavo Danise, ha accolto la richiesta della difesa al termine dell'udienza celebrata. Secondo una consulenza firmata da un perito scelto dalla Procura, il ragazzo soffrirebbe di gravi alterazioni psicologiche. Nello stesso documento è stato specificato che il carcere fosse incompatibile con lo status, indicando in alternativa il ricovero in una struttura psichiatrica. E voltiamo pagina. Vertenza Fonderie Pisano. Il prefetto si è impegnato a convocare un tavolo congiunto tra proprietà, enti e Ministero del Lavoro per trovare una soluzione alla delocalizzazione delle fonderie. Questa mattina presidio in Piazza Mendola dei lavoratori. Vediamo il servizio. C'è l'impegno del prefetto di Salerno Francesco Russo a convocare un tavolo tecnico congiunto utile a definire la vicenda dei lavoratori delle fonderie Pisano di Fratte. Si è chiuso così questa mattina al Palazzo di Governo l'incontro con il viceprefetto, avuto mentre si svolgeva in Piazza Mendola il presidio dei lavoratori, che da alcuni giorni sono nuovamente in stato di agitazione con il fermo delle attività produttive dell'azienda di Vie de' Creci, dopo che il TAR di Salerno ha respinto il ricorso presentato dallo storico opificio di Fratte. Attende ora dunque con urgenza la convocazione di un tavolo con la proprietà, gli enti, Regione Campania in primis, provincia, comune e Ministero del Lavoro, affinché si possa concretizzare al più presto la realizzazione di un nuovo impianto produttivo da realizzare in un'area industriale. Questa mattina ancora un presidio qui dinanzi alla prefettura. Da parte del prefetto c'è l'impegno a convocare un tavolo con provincia, comune, regione e perché no anche ministero. No, noi cerchiamo praticamente di sbloccare questa situazione, perché sono 2 anni che siamo in queste condizioni. Non ci sta uno sblocco in niente. Ci avevano indicato Buccino, Pisano ha vinto il bando, stanno permettendo di cambiare quell'area. E noi non teniamo un sito dove delocalizzare. Per il momento stiamo ancora chiusi e non sappiamo più che fare. Questo è il terzo Natale che ci troviamo in queste condizioni. Non sappiamo nemmeno se riceviamo la 13ª, e se la riceviamo rendiamo 550 euro. Quindi siamo quasi disperati. Chiediamo un incontro alle istituzioni. Sono 8 mesi che cerchiamo un incontro alla regione per sbloccare la situazione, darci finalmente un sito. Noi teniamo un progetto, sta là pronto, con 40 milioni di euro di investimento, che sta fermo, che non si trova un'area dove delocalizzare. Ma è possibile che siamo nel 2018, un'azienda che vuole investire e prendere altri operai, che qua si parla di altre 70 assunzioni nel giro di 12 mesi dalla riapertura del nuovo stabilimento, e non si trova un sito? Ma
qua siamo proprio al di fuori di tutto. Questa, i miei colleghi anzi si vergognano di essere italiani, si vergognano, perché secondo noi è una vergogna che in 3 anni non si è trovato un sito dove delocalizzare una fonderia di nuova generazione. Qua parliamo di 4.0. Attribuite forti responsabilità anche alla politica? C'è l'impegno spesso, allora, ma poi alla fine non c'è concretezza nei fatti. Da parte nostra l'azienda ha dimostrato i fatti, si è presentata a un bando, l'ha vinto, ha investito in un progetto e non ce lo permettono di realizzare. Secondo voi chi ci deve aiutare se non la politica? La politica è assente, perché sono 8 mesi che gli diamo un incontro al signor governatore, non abbiamo avuto risposta, siamo stanchi, non ce la facciamo più. Sono 3 anni che non si dorme la notte. Io tengo 3 bambine, 1.180 euro di stipendio, 980 euro di libri. Come dobbiamo fare? Non ce la facciamo più, non ce la facciamo più proprio. Da oggi iniziamo da qua, ma non è detto che andiamo via oggi. Può darsi pure che rimaniamo qua e portiamo anche le famiglie, perché non ce la facciamo più. Si prospetta dunque un Natale davvero difficile per i lavoratori delle fonderie Pisano. Questo nonostante a Salerno fermano i preparativi per i festeggiamenti e per gli allestimenti in occasione del Santo Natale. Cresce anche l'attesa per l'accensione del maxi albero di Natale, immerso nella magica atmosfera delle luci d'artista. L'evento clou del primo weekend di dicembre è per domani pomeriggio alle 17.30, quando nella centralissima piazza Porta Nova sarà acceso il maxi albero, che si annuncia quanto mai spettacolare. Questo albero di Natale, lo vediamo appunto nelle immagini, è davvero imponente, svetta sul corso Vittorio Emanuele, via Mercanti, fino a 25 metri d'altezza. Il fantastico effetto luminoso è assicurato da 280.000 luci a LED a basso consumo energetico, disposte su 1,5 chilometri di filari, 60 ghirlande, 48 sfere dorate a completare la decorazione. La base dell'albero di Natale è caratterizzata da un tunnel lungo 10 metri che i visitatori potranno attraversare entrando letteralmente nell'installazione, una bella ed originale rarità che renderà ancora più affascinante l'attrazione natalizia. 4 altoparlanti poi diffonderanno una suggestiva colonna sonora con le hit natalizie più amate. 6 maxi proiettori posizionati sui terrazzi circostanti poi inonderanno piazza Portanove di stelle. Appuntamento dunque domani alle 17.30 per l'accensione dell'albero di Natale, ma preparativi fervono un po' in tutta la provincia. Si accende ad esempio il Natale di Eboli, evento fortemente voluto dal primo cittadino Massimo Cariello, che questa mattina ha illustrato il programma degli eventi. Vediamo. Sì, si accende il Natale ad Eboli e quest'anno si accende 4 volte, nel senso che abbiamo voluto dare risposta a tutta la città anticipando rispetto agli altri anni al 1° dicembre, in modo particolare inauguriamo il primo sul viale a San Bartolomeo, accendiamo l'intera città di Eboli, accendiamo le luminarie logicamente, e il giorno dopo, il 2, andremo nella periferia più ampia, che è quella di Santa Cecilia, e il giorno 8 poi invece l'evento clou, il famoso albero di Natale, che quest'anno sarà alto 28 metri, e il villaggio dei bambini con degli ospiti importanti. Per quanto riguarda i bambini abbiamo il comico Alessandro Bolide, per quanto riguarda invece la parte dell'albero di Natale ci saranno Gigi e Rossi che allieteranno la serata. Credo che sarà un momento importante, perché poi quest'anno abbiamo voluto concentrarci tutto in Piazza della Repubblica e con delle luminarie particolari, con tante iniziative collaterali che promuovono sempre di più la città di Eboli. Poi il 15 inauguriamo Via delle Arti con Corso Garibaldi e Corso Umberto I insieme ai ragazzi del Forum, con una bellissima iniziativa di coinvolgimento anche lì all'interno nel cuore del centro antico di Eboli. L'anno scorso abbiamo avuto un calo del quasi 60% degli spari nella città di Eboli, abbiamo sequestrato quintali e quintali di botti illegali e di venditori ambulanti. Non possiamo fare la guerra totale perché la legge non lo prevede, sarebbe anche un sogno, però in futuro magari questa sensibilizzazione potrebbe portare sempre di più a sparare di meno e a cercare di avere un Natale in pace anche per quanto riguarda questo aspetto.
Si punta a confermare anche in termini di presenza il successo del Natale 2017. Sicuramente, il Natale 2017 è stato, dai dati che abbiamo dopo Salerno, logicamente Salerno è un punto di riferimento per noi con il quale quindi guardiamo e come comunicazioni ci stiamo rivolgendo molto nella città di Salerno, abbiamo avuto il numero più alto di turisti e di attività ricettive che hanno lavorato intensamente. Quest'anno speriamo sicuramente qualcosa in più, perché abbiamo dato ancora un qualcosa in più rispetto agli altri anni. Ogni anno stiamo crescendo in modo graduale, ormai per 40 giorni Eboli, il Natale ad Eboli è vissuto da tutti gli ebolitani, ma da tanti turisti che stanno venendo a visitare anche mostre molto importanti come quella delle icone russe, come la mostra al MOA dell'Operation Avalanche e come altre mostre che danno ancora più lustro alla città di Eboli. E ci spostiamo ora a Cava dei Tirreni, dove anche quest'anno l'accensione del maestoso albero prevista per domani alle 18.30 in piazza Vittorio Emanuele III darà il via alle tante iniziative in programma che poi si concluderanno con la tradizionale notte bianca giunta alla 14ª edizione. Vediamo. Si accende finalmente il Natale a Cava dei Tirreni. Questa mattina gli ultimi ritocchi al maestoso ed elegante albero di piazza Vittorio Emanuele III, che si illuminerà domani sera, sabato 1 dicembre, alle ore 18.30. L'atmosfera natalizia in città si arricchisce sempre di più, grazie anche al vasto programma di eventi che si susseguiranno nel periodo di festività, fino ad arrivare alla rinomata Notte Bianca, giunta ormai alla sua 14ª edizione. Anche quest'anno, sotto il grande albero, ad attendere i bambini, Babbo Natale nella sua casetta, a cui consegnare le letterine con le rispettive richieste, confidando di trovare sotto l'albero, allestito in casa propria il mattino di Natale, i doni desiderati. L'evento sarà contornato anche da diversi momenti di spettacolo, canti, balli ed animazione che allieteranno la serata. No alla fatturazione elettronica e al Global Compact sull'immigrazione. Fratelli d'Italia scende nelle piazze e si schiera dalla parte delle piccole imprese che producono lavoro e ricchezza e dalla parte di chi difende i confini ed è contrario all'immigrazione incontrollata e senza limiti. Due iniziative lanciate dal leader del partito Giorgia Meloni che hanno visto l'immediata adesione anche della presidenza provinciale di Salerno guidata da Imma Vietri e Ugo Tozzi e dai ragazzi di Gioventù Nazionale. Per l'occasione i portavoce cittadini, i dirigenti provinciali, gli amministratori e militanti di diversi comuni della provincia hanno organizzato in diversi punti della provincia di Salerno per sabato e domenica, sabato 1 dicembre e domenica 2 dicembre, diversi banchetti di raccolta firme. È vera e propria emergenza rifiuti nel comune di Nocera Inferiore fino al prossimo 4 dicembre, letteralmente paralizzata l'attività di raccolta. Vediamo il servizio. Almeno fino a martedì 4 dicembre nulla cambierà sul fronte rifiuti a Nocera Inferiore. Molto dipenderà dal tavolo di raffreddamento in programma in prefettura. Il prefetto ha convocato il vertice con l'amministrazione comunale, la Nocera Multiservizi e i rappresentanti dei lavoratori per le ore 9.30. La richiesta di incontro con proclamazione dello stato di agitazione da parte di CGL Funzione Pubblica, FIT CISL e FIADEL è arrivata a Salerno lo scorso 23 novembre. Nella nota sindacale si lamentano gravissime carenze, cantiere in condizioni igienico-sanitarie disastrose, diventato discarica a cielo aperto, prestazioni non pagate, vaccinazioni non fatte, mancata fornitura di abiti e protezioni individuali. Problemi che potrebbero certamente essere risolti, basterebbe un dialogo più proficuo tra società e lavoratori. Sarà anche questo il compito della prefettura. Nel mirino dei sindacati è finito anche il parco automezzi, fatiscente e inidoneo. Se la protesta non rientrasse, si rischierebbe seriamente di trascorrere un Natale con i rifiuti per strada. Una possibilità che non scompare del tutto, perché seppur con lo straordinario bisognerà fare i conti con il personale insufficiente e con eventuali contraccolpi della filiera provinciale e regionale.
Al momento comunque al TMB di Battipaglia i compattatori riescono a scaricare. Il problema è che una volta ritornati in cantiere non c'è il personale per ripassare e smaltire la spazzatura al momento in strada e che sta generando cumuli maleodoranti, pericolosi e antiestetici. Una serata in pizzeria ad un mese esatto dalla conferenza stampa di presentazione del progetto per la realizzazione di una pizzeria all'interno della casa circondariale di Forni. Ecco la prima iniziativa per la raccolta fondi a sostegno del progetto. Fondazione Casa Amica insieme ai partners invitano tutti a partecipare nella giornata di mercoledì 5 dicembre 20 e 30 in una serata presso la pizzeria Resilienza in via Sabatini 4, dove con 15 euro a persona si potrà gustare una pizza e contemporaneamente contribuire all'iniziativa che ci illustra nel dettaglio il presidente Carmen Guarino. Vediamo. Carmen Guarino, ancora uno sforzo, no? Bisogna fare ancora uno sforzo per coronare un progetto che dal punto di vista sociale ha una grandissima importanza, ovvero la realizzazione di una pizzeria sociale all'interno del carcere di Forni. La raccolta fondi procede di buona lena, ma non è ancora sufficiente per poter dare il là al progetto. Dobbiamo raccogliere circa 25.000 euro. E abbiamo già la base di 4.600 euro della Fondazione Comunità Salernitana posta sul conto corrente che è pubblicato su tutti i social e anche sul sito di Fondazione Comunità Salernitana e di Rete Solidale. Partner anche il Comune di Salerno, l'assessorato dalle politiche sociali e la casa ovviamente circondariale di Forni. Mercoledì 5 dicembre, grazie alla disponibilità della pizzeria Resilienza, ci sarà una pizza a cui potranno partecipare quanti vogliono partecipare a questo progetto con 15 euro, degustando anche ovviamente la pizza e partecipando ovviamente alla raccolta. L'incasso sarà chiaramente devoluto alla causa. Sì, ovviamente. Chi non può partecipare può comunque devolvere 5 euro, 10 euro sia sul conto corrente postale sia sul conto corrente bancario che è appunto posto sul manifesto e su tutti i social, quindi è facilmente recuperabile. Potete contattare la nostra organizzazione per dare tutte le indicazioni. La necessità di raccogliere queste risorse in questa maniera è per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione carceraria di Salerno e soprattutto perché questo può essere il primo passo verso una serie di attività da realizzare all'interno del carcere e dalla possibilità ai detenuti di formarsi professionalmente ad un mestiere e uscire dal carcere dopo aver ovviamente scontato la pena, ma anche aver acquisito delle competenze da mettere nella società, poi diventare soggetti attivi. Quindi l'aiuto di tutti, ma soprattutto sensibilizzare le persone. Noi viviamo il carcere in modo molto residuale e marginale, lo consideriamo a Forni in una zona lontano dal centro della città, delle luci, invece noi dobbiamo pensare che una realtà che ovviamente appartiene alla nostra. Io voglio fare un appello anche ai familiari dei carcerati da questa emittente, perché è importante che anche loro partecipino, perché questa è un'occasione per i detenuti per imparare un mestiere e quindi aiutateci a realizzare questo progetto. Con la casa circondariale saranno realizzate, dopo ovviamente l'apertura della pizzeria, una serie di attività anche di apertura del carcere verso il territorio, quindi con delle serate, con delle giornate dedicate alla pizza e al progetto anche di inserimento lavorativo degli ex detenuti e dei detenuti all'interno di questa pizzeria. E ora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, da venerdì a domenica è in programma il film Robin Hood, tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it.
Da sabato 1 dicembre a mercoledì 5 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18, la Life Art Gallery, il progetto artistico di Mirko Mele, espone le riproduzioni esclusive degli avori medievali di Bisanzio. Sarà presente Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È tempo di notizie meteo, la pubblicità e poi la pagina dello sport. In collaborazione con... Magliano Group, presente sul territorio dal 2008. Da sempre si è distinta per la sua esperienza nel settore di cessioni del quinto, consolidamento prestiti, factoring, fideiussioni, finanziamenti di ogni tipologia, anche agevolati, leasing, mutui e prestiti. Il nostro staff con competenze e professionalità vi seguirà in ogni vostra richiesta, cercando di consigliarvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Magliano Group, sicuri di aver fatto la scelta giusta. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese nel pomeriggio. Sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Intanto è già tempo di mercato, alcune trattative si consumeranno proprio domani pomeriggio a Cittadella, dal rinnovo di Boccalona alla posizione di Giallo, in attacco rispunta il nome di Calaiò. Si torna in campo, ma si gioca anche sugli spalti, non solo per quello che domani pomeriggio sarà un bel colpo d'occhio tutto granata, vista l'assonanza cromatica tra Cittadella e Salernitana e la presenza al tombolato di circa 600 supporter dell'Ippocampo, ma anche e soprattutto per la partita doppia che si giocherà in tribuna e dietro le scrivanie. Il riferimento naturalmente alle trattative in entrata e in uscita per la compagine di Lotito e Mezzaroma. È già tempo di mercato, infatti, nonostante la finestra di gennaio apre i battenti tra un mese esatto a Milano. Domani pomeriggio intanto al tombolato ci saranno gli agenti di Riccardo Boccalona per il rinnovo del contratto del Doge. Claudio Pasqualini e Andrea D'Amico hanno in agenda un appuntamento con Fabiani per prolungare l'accordo del bomber granata di almeno altri 2 anni. Probabilmente in Veneto ci sarà proprio Pasqualini, si parlerà di cifre e di premi, si vedrà. A Cittadella ci sarà anche Gigi Sorrentino, agente di Lamiallo, e Moses Ogier, il primo giunto in prestito dal Chievo, non è più intoccabile, potrebbe anche decidere di cambiare aria. Su di lui c'è forte l'interesse del Pescara di Beppi Pillon. Anche Ogier non è contento del minutaggio, ma alla fine non dovrebbe muoversi da Salerno. Hanno già fatto le valigie invece Orlando e Bellomo, destinazione San Benedetto del Tronto. Sul piede di partenza Javan Anderson, destinazione paradiso della massima serie, e forse anche Raffaele Pucino, mentre potrebbero preparare i bagagli anche Mazzarani e Palumbo a centrocampo. Occhio anche alla posizione di Davide Di Gennaro, che fin qui non ha affatto brillato. La società farà le sue valutazioni. E siamo al capitolo importante delle entrate. A dispetto delle dichiarazioni di rito, la Salernitana proverà a ballare il classico valzer delle punte. Torna d'attualità il nome sempre verde di Emanuele Calaiò,
L'arciere, che fino a qualche giorno fa poteva essere il grimaldello per arrivare a Fabio Mazzeo del Foggia, si muoverà da Parma e vorrebbe avvicinarsi a Napoli, dove risiede la famiglia della moglie. Il suo agente Alessandro Moggi ne avrebbe parlato di recente con il DS Fabiani. Calaiò, che a breve si lascerà alle spalle la squalifica di 6 mesi per la vicenda dei messaggi indirizzati allo Spezia, si accontenterebbe di un semestrale in Granata con opzione per l'anno successivo. L'arciere, nonostante i suoi 36 anni, ha messo a segno qualcosa come 13 reti in campionato ed una in Coppa Italia lo scorso anno con i Ducali, contribuendo alla promozione in massima serie della formazione di D'Aversa. Lunedì scorso intanto Alberto Bianchi, fedelissimo di Fabiani, è andato a spiare alcuni virgulti nelle file del Pordenone e della Ternana. Piacciono due prodotti del settore giovanile del Torino, si tratta dell'attaccante dei Ramarri Candellone e del difensore delle Fere Giraudo. Vantaggiato è anche lui bomber sempreverde che piace a Fabiani e che non trova spazio in Umbria. Il basket, campionato di A2, Givova Scafati reduce da 2 sconfitte consecutive, si appresta ad affrontare 2 trasferte consecutive in Sicilia domenica. Il quintetto gialloblu sarà di scena a capo d'Orlando, il coach Lino Lardo suona così la carica. No, è chiaro che noi prima di tutto dobbiamo pensare a noi stessi, siamo riusciti a 2 sconfitte, soprattutto quell'ultima in casa con Agrigento brucia. Abbiamo 2 trasferte adesso in terra siciliana, dobbiamo per forza portare a casa dei punti. Capod'Orlando, che anche loro non vengono da un bel periodo, sarà un campo ostico, lo sappiamo, però quello che ci interessa a noi è riprendere la marcia, cercare di imparare dalle ultime 2 sconfitte, soprattutto gestire meglio in certi momenti della partita dei possessi importanti e non dimenticarci di difendere forte come abbiamo fatto anche nella seconda parte della partita di Agrigento, ma come sempre dico non basta, perciò la famosa continuità ci serve come il pane in questo momento. Sì, ci sono un bel mix di giocatori esperti e giovani, una squadra insidiosa chiaramente soprattutto nei 2 americani, Trish e Parks sono giocatori effettivamente di altissimo livello, Bruttini è un giocatore che è da anni che calca i parquet di Serie A, perciò è logico che la partita non si presenta facile, ma nessuna partita è facile. Però ripeto, credo che ancora dipenderà molto da noi, dal nostro approccio alla partita e dalla nostra fame, perché qui dobbiamo avere veramente tanta fame di buttarsi su tutti i palloni e un po' di intelligenza nel giocare, come ho detto, nel modo giusto. Quando giochiamo in trasferta dobbiamo limitare le palle perse e giocare un po' più ordinati, cosa che ci stiamo provando ogni giorno in allenamento, e spero che effettivamente la squadra possa dimostrare anche un po' più di lucidità in questi momenti. Nata per noi un innesto importante, un giocatore esperto che ci può portare leadership, ci può portare sicuramente canestri dalla lunga distanza, un giocatore che può giocare in 2 ruoli, soprattutto nella seconda parte della sua carriera sta giocando più da 4, ma soprattutto è un giocatore che, come ripeto, in una squadra che in qualche momento non ha grande leadership potrebbe veramente, e questo è un innesto importante proprio da questo punto di vista. Ancora basket, campionato di Serie B femminile, inizia il mese di dicembre, la speranza è che possa rappresentare una svolta anche per la Todis Salerno Basket 92 per la 7ª giornata del campionato di Serie B. Le granatine ospiteranno la polisportiva Battipagliese. Chiudiamo con la notizia di pallamano femminile, ritorna a giocare tra le mura amiche della Pallapalumbo la IOMI Salerno, le campionesse d'Italia affronteranno domani con inizio alle 18.30 la Venplast Dossobuono di fronte la prima e la quarta forza del campionato, appunto IOMI Salerno e Dossobuono, match non facile per le salernitane che però vogliono cominciare nel migliore dei modi il mese di dicembre. Tutto per questa edizione TG Oggi News, grazie per averci preferito, appuntamento alle prossime, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.